por las presentaciones del volumen de los protocolos que hizo ver la gran carta de dibujo y para él lo da la no se siente la casa de triche y muy limpio. En verso el autor, el que ha podido hacer el hospital en nuestro modo, el que tiene como una defensa de nada, de la geopalatria, cornice ideale per presentare un testo, per la cui redazione è stata fondamentale la consultazione di fonti reperite presso la Chiesa, oltre che presso l'archivio di Stato della geopalatria e da altri siti, con la preziosa collaborazione della dottoressa Maria Pia Mazzitelli. Un onore e un piacere che si accettano per la possibilità che mi viene data, ci viene data in qualità di rappresentante di una piccola associazione cittadina, quale l'associazione Capomarturano, in effetti la nostra presenza qui vuole testimoniare del lavoro svolto nella direzione della ricerca, della promozione e della divulgazione della storia e della cultura locale. Inoltre con il contributo dato alla pubblicazione della cultura possono esprimere i loro talenti. Noi siamo attivi dal 2003, da allora non è trascorso anno senza che si sia prodotta una pubblicazione. Siamo partiti con il libro del dottor Antonino Calambrone dell'ingegnere Bruno Ferrucci, Bagnara, storia che cercheremo di soddisfare, e poi ancora due volumi di poesie dette a Lettale, con il nostro socio, Rocco Nassi. Poi in occasione delle celebrazioni del centenario del terremoto del 1908, la pubblicazione di un libro di un altro nostro socio, cercando di elaborarli affinché servano a ciò che per noi è essenziale nello studio della storia come memoria, deve servire a indicarci un sistema di vita per il presente e a fornirci uno strumento al servizio del futuro. Sono contento che potessi saluto il dottor Stefano Iorfila, presidente di una delle più note ed attive associazioni culturali operanti a Reggio Calabria, la Massima Aus, e lo ringrazio sentitamente per la sua presenza. Un ringraziamento particolare al professore Giuseppe.